Eccoci qui, madame Messier, aspetta che ci dobbiamo anche pettinare, no, perché siamo in radio, no, però la radio si vede anche, quindi capitano venga qui vicino al microfono, dobbiamo pettinarci perché abbiamo di là l'uomo che non possiamo nominare, perché se lo nominiamo poi mi fa le facce, non vuole essere nominato, vabbè. Allora, magari lo nominiamo nel corso della mattinata. Luigi Tordei con me, capitano Beccheri Piacenza, benvenuto a Radio Sound. Salve a tutti. Eccoci qua. Allora, visto che abbiamo tutti e due una grandissima caratteristica, cioè è la caratteristica delle caratteristiche che io e te abbiamo in comune, capitano. Bellezza. Oltre quella, certo, oltre a essere. Allora, visto che ride, lo nominiamo subito. Luca De Micheli sta facendo le riprese, ecco. Ti nominiamo immediatamente. Perché ridi? Cioè, come se non fosse la bellezza il nostro tratto caratteristico. Stavi confermando, perfetto. Ah, bene, stava confermando. No, avevo una caratteristica io e te in comune su tutto, lo stesso nome. Cioè, già quello, il fatto che sia io che te ci chiamiamo Gigi, è già garanzia di qualità, no? Siamo un pezzo avanti. Un pezzo avanti. Ale, allora, no, scherzi a parte, do il benvenuto al capitano della Beccheri Piacenza. Allora, capitano, subito uno sguardo a questo campionato, lo dico io, così, come dire, rispettiamo i principi della scaramanzia, un campionato partito piuttosto bene quest'anno, no? Beh, direi di sì, finora l'unica partita persa non l'abbiamo persa sul campo, perciò diciamo che meglio di così non potevamo fare. Lo aspettavate, cioè ve lo aspettavate alla vigilia del campionato una partenza, detto appunto di questa parentesi della partita persa a tavolino, una partenza così di slancio? Allora, io ero abbastanza fiducioso perché ho fatto praticamente tutto il precampionato e perciò ho visto come lavoravamo sul campo e l'ambiente, il clima che si respira in spogliatoio. Magari non l'unplane, però ero fiducioso di poter partire bene, anche se poi alla fine tante volte le variabili quando si inizia sono tante, basta qualche dettaglio per invece toglierti un po' di fiducia e rischiare di farti fare qualche passo falso. Per esempio la prima partita secondo me è stata una bella prova di carattere, perché esatto, stavo per chiederti perché, per quale motivo? Perché è una di quelle partite con quelle squadre che se le trovi a inizio campionato possono metterti molto in difficoltà, perché fanno molto volume di gioco, tanta pressione, una pallacanestro con dei ritmi molto veloci, e noi in quell'occasione non siamo riusciti, come credo sia anche normale essendo la prima partita, a imporre subito il nostro ritmo, ma sono stati i ragazzi, perché non ero in campo, sono stati molto bravi a vincerla con quello che la partita ti aveva offerto, perciò con il carattere e con la voglia di buttarsi su una palla in più, e fare un risultato così ti ha dato subito fiducia. E poi tra un attimo spiegheremo perché il capitano non era in campo. Intanto musica, Rock City, Adam Levine, questa è Look It Away. If I got locked away. Questo è Beccheri Time, arrivato puntualissimo come ogni mercoledì subito dopo l'appuntamento delle 13.30 con l'informazione locale di Radio Sound. Siamo sempre in compagnia di Gigi Tordei, capitano della Beccheri Piacenza. Capitano, parliamo di te un attimo. Allora, questo campionato che è iniziato in maniera un po', come dire, un po' singolare, diciamo, un inizio che magari avresti evitato, fuori di banalità, perché c'è stato questo tuo infortunio che ti sta tenendo lontano dal campo, da un punto di vista chiaramente di basket giocato, perché tu comunque sei sempre presentissimo, sei er capitano, no? Come... Adesso c'è Gas che fa le mie veci le fa bene, anche un ragazzo... che in futuro avrà le caratteristiche per farlo a tempo pieno, e poi conoscerà già l'ambiente perché era già qui dall'anno scorso. E quindi lo vedi bene nelle vesti di capitano ad interim. Capitan futuro, come dicono per De Rossi. Capitan futuro, ecco. Niente, no, questo tuo infortunio, rientro previsto, se non abbiamo il pendolino, ma dalle informazioni che abbiamo, inizio 2016 è previsto il tuo ritorno in campo, no? Sì, sì. Più o meno a fine gennaio dovrei essere a posto. Ecco, parliamo un attimo del tuo percorso, intanto avvicinati un po' al microfono così ci facciamo sentire meglio.
tu sei un giocatore d'esperienza, che non è la traduzione di vecchio sportivamente parlando. Poi un po'. No, no, ci mancherebbe altro. No, sei un giocatore d'esperienza, uno degli acquisti importanti di questa nuova stagione della Bakery di Piacenza. Raccontiamo un po' in sintesi il tuo percorso, peraltro anche caratterizzato da altre esperienze importanti. Beh, diciamo che esperienza sì, anche perché ho giocato un po' tutti i campionati, son partito dalla Serie B e poi ho fatto un percorso di crescita che mi ha portato alla 2 fino a Serie A e poi spero di poter mettere questi anni di pallacanestro giocata a disposizione di questa squadra e di volta in volta fare le cose giuste che serviranno in campo ma anche fuori. Qual è stata la scintilla che ti ha fatto arrivare a questa scelta, insomma, il motivo che ha fatto scoccare la cosiddetta scintilla verso Piacenza? Allora, sono sincero, io l'anno scorso non avevo, diciamo così, situazioni che mi piacevano e mi appassionavano e è arrivato alla metà, che non è, per la vita sono ancora un ragazzo, ma la pallacanestro inizia ad avere qualche anno, ho preferito rimanere fermo e l'avrei fatto anche quest'anno e probabilmente avrei smesso se non avessi trovato un posto come Piacenza, perché in questo periodo nella pallacanestro trovare piazze che hanno voglia di lavorare, di farlo bene, con serietà e professionalità non sono tante, e perciò se non avessi trovato queste condizioni non sarei venuto. Questa è la cosa che mi ha spinto a venire qui, unito al fatto anche che è una cittadina vivibile, un posto tranquillo, io ho anche una moglie e un figlio, perciò sono tutti fattori che mi hanno convinto, dopo aver parlato con il presidente, a fare questa scelta. Beh, innanzitutto queste sono comunque dichiarazioni che ti fanno assolutamente onore, una bellissima come dire onestà intellettuale da parte del capitano della Bakery Piacenza. Beh, allora, visto che stiamo parlando di te, hai una moglie e un figlio, li vogliamo salutare? Assolutamente, Susanna e Federico, qui mando un bacio. Allora noi ci uniamo al saluto del capitano Dordei, andiamo in musica, poi continueremo la chiacchierata insieme a lui. A particolarmente appassionato di rock, però intanto andiamo con Planet Funk, We People. L'energia di Planet Funk, We People, all'interno di Bakery Time, come ogni mercoledì alle 13.30. Ripeto ancora una volta che abbiamo con noi il capitano della Bakery Piacenza, Gigi Dordei. Allora, capitano, fare i puntati sul campionato, reduci da una vittoria, però già attesi da un altro match come gli altri, impegnativo, la trasferta Piombino, trasferta sul campo del Piombino. Quali, ripeto, sulla carta le possibili insidie di questo match? Allora, secondo me in questo campionato, che io non faccio da qualche anno, devo essere onesto, e di cui ho conoscenza perché è il mio lavoro, però non come quella che ho magari di campionati dove giocavo, ho visto che secondo me levando un paio di squadre che fanno una pallacanestro più tecnica e sono quelle che poi hanno ambizioni di arrivare fino in fondo, le altre puntano molto sull'intensità di gioco, su tanto ritmo, corsa, e credo che domenica sia una partita che posso seguire questa falsariga, perciò la nostra bravura credo che sarà quella di metterci agonismo e provare a imporre il nostro ritmo. Se così non dovesse essere, come dicevo per la prima partita in casa, bisogna vincerla con quello che la partita offre e perciò sapersi magari anche adeguare al ritmo che verrà se non saremo noi capaci di imporre il nostro. Tu in questa fase, che sei purtroppo costretto a essere fuori dal campo, sei anche una sorta di, nel pieno, ci mancherebbe altro rispetto dei ruoli, una sorta di occhio in più dell'allenatore? No, non credo, cioè nel senso, io credo abbastanza nel rispetto dei ruoli, perché soprattutto in questo momento in cui non sono in campo posso dare un consiglio a un ragazzo allenamento finito, ma c'è l'allenatore per fare questo, certo. Ma non perché non voglia, cioè voglio essere, come dire, politicamente corretto, perché penso che sia giusto così, anche perché poi il coach che abbiamo è una persona che ha una grande esperienza sia di basket ma anche di lavoro con i giovani, perciò dal punto di vista tecnico, levando qualche dettaglio che magari uno può vedere con l'occhio del giocatore, ma
secondo me è più importante provare a essere un elemento positivo in spogliatoio, per quello che riguarda la vita extracestistica. Poi quando si è in campo e si gioca, tante volte uno magari nell'ambito del gioco può dare un consiglio, una pacca, una strigliata, ma poi comunque c'è Matteo Soragna a fare questo in questo momento, che a distribuire pacche, no, e anche consigli e esperienza a piene mani, visto che è un giocatore ancora, certo, più esperto di me, certo, per età e per esperienze cestistiche, perciò diciamo che ce ne abbiamo a piene mani. Beh, molto bene. Io, guarda, Gigi, ti ringrazio. Ringrazio ancora il capitano della Becchi di Piacenza, Luigi Gigi Dordei, perché tra Gigi noi preferiamo essere chiamati così. Ti faccio i complimenti, faccio i complimenti, perché veramente un'onestà intellettuale non indifferente. Grazie. Te lo dico proprio. Me l'avevano detto, guarda che arriva il capitano, che è veramente il capitano, è veramente una persona, oltre che un campione veramente in gamba. Lo confermo in diretta. Grazie mille, anche per il campione. Grazie ancora della tua visita e della bella chiacchierata. Alla prossima.